questa puntata. Sanità, approvata la proposta di risoluzione contro le aggressioni del personale sanitario. Il 1944 e la lotta in armi nell'Italia centrale. Empoli, città del Natale. Approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale la proposta di risoluzione in merito alle azioni di contrasto al fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale sanitario. Beh, intanto questa risoluzione non è un atto nato così, ma nasce da una duplice audizione che noi abbiamo fatto prima a maggio 2023 e poi a settembre 2024 proprio con le aziende e con gli operatori per verificare cosa era stato fatto in quest'arco temporale. E dall'audizione dei direttori di tutti i soggetti sono venute fuori alcune indicazioni precise, perché poi questo tema è un tema che si presta o a propaganda politica o a analisi concreta. E nell'analisi concreta le misure da fare e che sono in corso di implementazione sono, dal lato della regione, l'informazione ai cittadini, la formazione degli operatori sulla parte anche di come gestire il momento delle aggressioni, la parte infrastrutturale. La regione ha, da una parte, dal 2018 un osservatorio regionale che monitora tutti i casi di violenza in regione. Con la delibera dello scorso anno sono stati investiti 2 milioni di euro per investimenti infrastrutturali, vogliono dire videosorveglianza, strumenti per tutelare la sicurezza, pulsanti per chiedere l'emergenza, e le aziende hanno monitorato tutti i punti dove vi è un rischio oggettivo e stanno già implementando una serie di investimenti finanziati dalla regione che possa mettere a sicurezza i presidi. Poi c'è la parte della tutela e dell'ordine pubblico. La regione paga i vigilantes, le guardie giurate che controllano quello che possono fare, quindi fanno una parte dissuasiva, e si spende qualche milione d'euro che rientra nel Fondo Sanitario Nazionale e che lo Stato non ha mai dato neanche un euro per questo tema. Però noi su questo non abbiamo fatto neanche polemica, diciamo la Regione deve continuare a spendere quei soldi, però abbiamo chiesto una cosa che è banale, e cioè che lo Stato eserciti il proprio compito di soggetto che tutela l'ordine e la sicurezza pubblica, che non può essere fatto se non dalle forze della polizia. Un vigilante non può impedire a una persona, anche se l'avesse agitata, di entrare in un presidio sanitario, lo può fare un poliziotto. E poi c'è il tema della tutela legale degli operatori. Quando uno ha subito violenza deve avere un'assistenza legale. Occorre una mappatura di quali sono i poli ospedalieri esposti, quali i reparti esposti, quali i giorni della settimana e le fasce orarie maggiormente esposte. Partendo da lì possiamo chiedere e di declinare la presenza delle forze di sicurezza. Quindi è chiaro che nei reparti più esposti, nelle fasce orarie più esposte, possiamo chiedere e pretendere la presenza delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri. A mio giudizio, il venerdì e il sabato sera, in 4, 5, 6 pronto soccorsi in Toscana particolarmente. In altri possiamo avere la presenza della polizia privata con altre regole di ingaggio. I buttafuori nelle discoteche, gli agenti di sicurezza davanti alle gioiellerie hanno regole di ingaggio differenti, e noi possiamo chiedere e pretendere all'interno di un quadro normativo che è dato che ci siano regole di ingaggio differenti nei pronto soccorsi. La videosorveglianza H24, ma se non si parte da lì è difficile chiedere la presenza di polizia e carabinieri. Non è pensabile di mettere polizia e carabinieri, non servirebbe tra l'altro per fortuna, in tutti gli ospedali della Toscana 7 giorni su 7 H24. Un tema di grandissima attualità: chi opera nel sistema sanitario merita tutta la tutela, tutto il rispetto e tutto il sostegno da parte delle istituzioni. La Regione Toscana entra in prima fila, impiega delle risorse, vuole tutelare gli operatori sanitari anche rispetto ai procedimenti giudiziari. Qualora si dovessero verificare delle aggressioni, l'elemento del flagrante del reato e della notizia di reato deve essere formulata in maniera tempestiva. Questo deve consentire la procedibilità immediata, perché la tutela massima deve avvenire in maniera istantanea dei nostri operatori, che devono essere tutelati
tutelati, devono essere anche garantiti, ma devono essere anche messi in sistema, messi nelle condizioni di operare in sicurezza. Per questo serve una collaborazione organica con le forze dell'ordine, servono dei presidi specifici a favore di questi interventi, perché possano essere tutelati tutti gli operatori, in particolar modo quelli che operano nei pronti soccorsi, dove l'accesso è più libero, ma anche quelli dei reparti, e a partire anche dal reparto ospedaliero ovviamente, ma anche dalla medicina territoriale e anche tutti coloro, un tema di grandissima attualità, come per esempio gli infermieri di famiglia o gli operatori sociosanitari che operano a domicilio delle persone. Servono dei meccanismi di tutela nuovi, servono risorse, elementi di garanzia, perché questo elemento di salvaguardia del personale sanitario venga preso in carico da tutte le istituzioni. Sì, un tema di grande attualità, un tema serio e un tema che va affrontato in maniera responsabile, come sempre la Lega ha fatto in questi 4 anni di mandato. Una proposta di risoluzione che non ci convince principalmente perché non abbiamo coscienza e consapevolezza di come siano stati, e se soprattutto siano stati ad oggi, mappati gli ospedali toscani. Non sappiamo quali sono gli ospedali più critici, le aree più critiche, i reparti più critici, gli orari e i giorni più critici in cui dover chiedere aiuto al governo, perché noi riteniamo che anche il governo debba fare la propria parte, però quando si chiede aiuto al governo dobbiamo anche dare delle linee di indirizzo chiare. Si chiede aiuto al governo per siglare degli accordi con la polizia e con tutte le forze dell'ordine, per quali ospedali non lo sappiamo, in quali orari e non lo sappiamo. Per quante risorse, e non lo sappiamo, hanno detto di aver stanziato, e ci sono, più di 2 milioni per le telecamere, non sappiamo se e quando e dove verranno installate queste telecamere. Hanno costruito un osservatorio che ha semplicemente prodotto, riprendendo quelle che sono state le denunce degli operatori sanitari, riprendendo le denunce e facendo un focus. Ecco, c'è molto di più dietro a questo. La nostra posizione, che abbiamo espresso chiaramente in aula, è a favore di questa proposta, che abbiamo ritenuto saggia, anche abbastanza pragmatica, anche se vogliamo sottolineare che il livello del dibattito in Consiglio regionale assume e sta assumendo soprattutto su argomenti di più vitale importanza come quello della sanità un atteggiamento strumentale da parte della destra. Io ho voluto riportare l'aula al senso vero del lavoro che dovremmo fare, cioè quello di cercare delle soluzioni e non di fare campagna elettorale per i prossimi 12 mesi, perché mi sembra che ciò sia veramente scorretto anche nei confronti dei cittadini che ci hanno portato in questo consesso. Qui io ho votato a favore fin dalla commissione, perché ritengo che sia un punto nodale per un'attività che è già molto pesante per i medici, quindi avere addirittura una spada di Damocle di possibili aggressioni va assolutamente combattuta. In realtà sia a livello nazionale che a livello regionale ci sono le delibere che in qualche modo proteggono i nostri sanitari, perché tutto sommato la Regione ha già focalizzato l'attenzione su questo problema, bisogna solo metterle in pratica. Il complesso e peculiare scenario della resistenza in armi e di quella civile nell'Italia centrale del 1944 è il tema del convegno di studi promosso dall'Istituto Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, dal Consiglio regionale della Toscana e dalla Rete Resistenza 80, con gli istituti toscani della Resistenza, dal titolo Il 1944 e la lotta in armi nell'Italia centrale, fra guerra totale e scelte resistenziali. Come Istituto Toscano della Resistenza e come rete degli istituti presenti nella nostra regione, abbiamo voluto organizzare una call rivolta a ricercatori e studiosi di tutta Italia e poi questo convegno che ne è il frutto.
un convegno incentrato sul tema della lotta armata nel 1944 in Italia centrale, per due motivi. Il primo è che ormai negli ultimi decenni, nel discorso pubblico, ma anche in parte nella storiografia, il tema della lotta armata, della lotta partigiana, è risultato messo da parte rispetto ad altre tematiche sovraconsiderate, rovesciando il paradigma dei decenni precedenti, dei primi decenni dell'Italia repubblicana. Mentre proprio gli istituti della Resistenza, in questi anni 10 del 2000, hanno portato avanti importanti studi innovativi di ricostruzione delle dinamiche della guerra partigiana sul nostro territorio, secondo nuove istanze e nuovi interrogativi. E l'altro motivo, e per questo siamo in Consiglio regionale, era dare centralità al tema dell'Italia di mezzo. Molto spesso, anche nella memoria e nel discorso pubblico, quando si parla di lotta armata si pensa alle quattro giornate di Napoli e poi alla lotta partigiana e all'insurrezione nel nord Italia. Beh, l'Italia centrale ha svolto invece un ruolo fondamentale in una fase peculiare della guerra, quando ancora le forze naziste sono importanti e tenacemente ancorate al territorio e le nostre terre hanno duramente subito le conseguenze di questi combattimenti. Beh, la memoria è sempre importante, è importante la storia, cioè la ricognizione e la conoscenza precisa delle vicende che si sono svolte. Poi la memoria è quell'insegnamento che si trae da quelle vicende e che si vuole, partendo da questa base, trasmettere alle generazioni che ci sono e domani a quelle che verranno. Ha un ruolo fondamentale e bisogna la resistenza conoscerla tutta quanta e misurarvisi con tutta quanta, cioè non scegliere alla carta un pezzo di resistenza che va, un pezzo che non se ne farebbe volentieri a meno. Ci sono tanti protagonisti sociali, tanti protagonisti politici, c'è la lotta armata dei partigiani, c'è il sostegno del popolo, delle famiglie, ci sono i renitenti alla leva per la Repubblica Sociale Italiana, ci sono gli ex militari, ci sono figure del clero, bisogna abbracciare tutto. Settima edizione di Empoli Città del Natale. Il programma di iniziative, eventi e manifestazioni andrà avanti fino a gennaio. A Natale a Empoli è più bello, è uno dei Natali più belli della Toscana, luci, colori, decorazioni, tutto in quell'ottica di sostenibilità che si porta avanti da tanto tempo. È luogo di arte, di cultura, è un momento che tiene insieme i bimbi e tiene insieme le famiglie. Tutto nasce da un'idea dei commercianti della città che l'hanno portata avanti con forza, l'amministrazione l'ha sostenuta e davvero in quei giorni andare ad Empoli vuol dire immergersi nel Natale e vuol dire avere l'opportunità di tante iniziative uniche che permetteranno di tenere insieme davvero momenti legati all'arte e alla cultura e anche momenti di svago e di divertimento. Ormai è una manifestazione consolidata perché da diversi anni ormai Empoli Città del Natale esiste e cresce ogni anno. Quest'anno sarà un'edizione bella perché diciamo abbiamo voluto investire ancora per farla crescere in termini non solo di luminarie ma anche in termini di spettacolo. Le luminarie riguarderanno anche vie nuove che abbiamo provato a interpretare anche in un modo diverso, penso all'accesso che dal centro storico tramite via Paladini arriva a Palazzo Leggenda, che è un palazzo da poco ristrutturato, aperto l'anno scorso, dedicato alla lettura per i bambini e le bambine e sarà pienamente per la prima volta integrato con il Natale con una via leggendaria che, richiamando anche al tema delle fiabe e delle favole, coinvolge e lega un'istituzione culturale al Natale e alla città. Abbiamo lavorato molto anche sul tema della cultura perché accanto al Natale c'è un aspetto non solo di gioco e di divertimento che chiaramente ci deve essere, c'è l'aspetto di
spettacolo delle luminarie, c'è l'aspetto di illuminazione e di bellezza delle piazze e dei luoghi, c'è anche l'aspetto culturale, perché insieme al Centro Busoni, Centro Studi Musicale Ferruccio Busoni, faremo una serie di attività di concertistica legata al gospel e non solo, che renderanno la città ancora più ricca da un punto di vista degli eventi. E poi dalla prossima settimana attiveremo un programma di luminarie nelle frazioni molto più poderoso anche rispetto agli anni precedenti, perché Empoli Città del Natale la vogliamo intendere anche in senso diffuso.